high-end dopo ben 3 anni di stop a causa della pandemia. Questa edizione è leggermente ridotta, sia negli spazi, nel numero di espositori, che sono 450 con più di 800 marchi, e anche nel numero di visitatori. Stavolta raddoppiano i giorni dedicati agli operatori del settore e alla stampa e si riducono a 2 quelli aperti anche al pubblico pagante. Per questa edizione del 2022, visto il nostro rinnovato impegno anche nel settore audio, abbiamo schierato a Monaco praticamente l'intera redazione audio di AV Magazine. Oltre al sottoscritto e al fotoreporter Claudio Smareglia, c'erano anche Marco Cicogna, Fabio Angeloni, Giampiero Matarazzo e anche Marco Benedetti. Allora, con una precisione ed efficienza tutta teutonica, l'ingresso è stato alle 10.00.00, quindi è inutile arrivare in anticipo perché effettivamente non avrebbe senso. A Monaco è impossibile poter visitare e ascoltare tutto e si è costretti a fare delle scelte anche quando si affronta la fiera con una redazione così numerosa. Nei prossimi giorni su AV Magazine potrete leggere un reportage decisamente approfondito, potenziato anche con video, tour degli stand, interviste e approfondimenti su numerosi prodotti e anche su alcune novità, perché alla fine c'erano anche quelle, nonostante alcune assenze eccellenti. Se vi interessa l'audio di qualità e siete curiosi di conoscere cosa c'era quest'anno a Monaco, seguiteci giornalmente anche sul nostro canale YouTube, perché gli aggiornamenti saranno costanti e numerosi. Buon ascolto a tutti!